Poggi Bonzi deriva il suo nome dal castello detto di Poggio Bonizzo, eretto verso la metà del XII secolo dal conte Guido Guerra, di concerto con i Senesi, per contrastare l'espansionismo fiorentino. Qui dove ci troviamo sorgeva il castello, completamente distrutto nel 1270 dalle armi guelfe guidate dai fiorentini. In pochi decenni, grazie a quel poderoso strumento di crescita economica rappresentato dalla Via Francigena, Poggio Bonizzo era diventato il più cospicuo centro della Valdelsa, ricco di monumenti, palazzi ed edifici pubblici, come testimonia la cosiddetta Fonte delle Fate, unico residuo dell'abitato. Di Poggi Bonzi così ebbe a dire Villani: questo Poggio Bonizzi fu il più bello castello e di più forti d'Italia, e posto quasi nel bilico di Toscana, e era con belle mura e torri, e con molte belle chiese, e pieve, e ricca badia, e con bellissime fontane di marmo, e accasato e abitato di genti come una buona città. Dopo la distruzione del castello, la popolazione si trasferì nella piana ai piedi della collina, ove è l'attuale Poggi Bonzi e dove era l'antico Borgo Marturi, ricordato sin dal X secolo. Più niente rimane anche della badia di San Michele a Marturi, fondata sul finire del X secolo su un terreno di proprietà regia. Presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze si conservano tuttavia un salterio devozionale miniato di pregevolissima fattura ed un passionario già appartenuti all'abbazia valdelsana. I due manoscritti, eseguiti con un'improbabilità nel XII secolo presso uno scriptorium attivo nel monastero, attestano l'esistenza di un locale centro di produzione artistica in rapporto con le principali scuole pittoriche dell'Italia centrale. A maestri di formazione umbro-romana sono infatti attribuibili le miniature del passionario, mentre quelle del salterio, di eccezionale qualità artistica, riflettono i caratteri dell'ambiente fiorentino. Alle numerose bellissime iniziali miniate si alternano scene raffiguranti la crocefissione col Christus Triumphans, una Madonna col bambino maledicente e il monaco Giovanni committente dell'opera, tutta la serie dei segni zodiacali. All'inizio del salterio è poi una miniatura a piena pagina. Al centro è un'effigie che regge due mezze sfere, forse il sole e la luna, e tutto intorno sono figure di aspetto ambiguo nelle quali si è voluto vedere le rappresentazioni dei venti maggiori e minori. Nei secoli XII e XIII, Poggi Bonzi fu un vero e proprio crocevia della circolazione viaria dell'Italia centrale. La Francigena vi si incrociava con le vie che conducevano a Volterra, alla Maremma, al Chianti, ma soprattutto Poggi Bonzi si trovava nel punto dove facevano capo i raccordi che univano Firenze alla Francigena. Una testimonianza dell'importanza di Poggi Bonzi come nodo viario è offerta dalla massiccia presenza, tutto intorno alla cittadina, di canoniche, fondazioni religiose che furono in stretto rapporto con la viabilità, in quanto i sacerdoti secolari che in esse tenevano vita comune alla maniera dei monaci furono particolarmente dediti all'assistenza, specie ospitaliera. Molte di queste chiese canonicali hanno conservato i caratteri architettonici originali e costituiscono dei notevoli esempi di architettura romanica. Vedi le canoniche di Cedda, Papaiano, Talciona, San Filippo. A Cedda, ad esempio, è un ricco apparato decorativo che ripropone negli architravi, nelle cornici e nelle ghiere degli archi quei motivi a ornato stiacciato di gusto preromanico, la cui presenza abbiamo rilevato in diversi altri edifici religiosi sul tracciato più antico della Via Francigena. A Talciona
assieme ad un architrave scolpito con l'adorazione dei Magi, preciso riferimento alla via per Roma, i Magi essendo considerati nel Medioevo i precursori dei pellegrini, sono rilevabili influenze oltramontane nella cornice sestiacuta del portale e in un occhio con rosone traforato, nella fiancata destra. La canonica di Papaiano, nella sua iconografia a croce latina, ripete probabilmente l'impianto della diluta abbazia di San Michele a Martori. La chiesa conserva pressoché integri gli originali caratteri romanici. Così come la canonica di San Filippo, una piccola costruzione ad aula rettangolare absidata. Rimaneggiata è invece la canonica di Casaglia, che però presenta in facciata i resti di due architravi scolpiti con i simboli dei Vangeli al lato di una croce di tipo gerosolimitano che si richiama all'attività assistenziale prestata dai canonici. Lasciata Poggibonsi, procedendo verso nord, la strada, mantenendosi sulla sinistra dell'Elsa, incontrava un'altra magione dei Cavalieri di Gerusalemme, la magione di Santa Croce a Torri. Un'alta torre in laterizio sta ancora ad indicare il luogo dove sorgeva la magione. In prossimità di Torri, al ponte alla Zambra, la Francigena si incrociava con un altro dei percorsi di collegamento con Firenze, l'importanza dei quali andava sempre più aumentando con la crescita della città Gigliata. Su questo percorso si trovava la Pieve di Sant'Appiano. Qui siamo a Sant'Appiano. La Pieve è una delle più antiche chiese plebane del contado fiorentino. La chiesa conserva ancora in parte i caratteri proto-romanici delle costruzioni dell'undicesimo secolo, come si può notare dall'abside lombardeggiante coronata da una serie di nicchie a fornice e come anche si può vedere dal muro di elevazione della navata centrale, dove esiste un ricorso di arcatelle pensili che incorniciano le finestrelle. All'interno la chiesa presenta le due navate di foggia diversa, poiché sopra la navata destra cadde il campanile nel 1171 e quindi fu ricostruita in cotto, mentre la chiesa primitiva era appunto in pietra. La parte realizzata in laterizio è costituita da una serie di pilastri circolari con bei capitelli a fogliame in calcare, tranne l'ultimo capitello in corrispondenza dell'abside, che invece è figurato con delle teste angolari. Ma l'aspetto più caratteristico della Pieve di Sant'Appiano è costituito dal battistero ottagonale che esisteva dinanzi alla chiesa. L'edificio fu inconsultamente demolito all'inizio del secolo scorso. Constava di un ambiente a pianta ottagona, aveva tre absidi e una piccola cripta. Il battistero era strettamente legato al fenomeno dei pellegrinaggi, poiché riproponeva la pianta del Santo Sepolcro. Inoltre, i capitelli, tuttora esistenti, mostrano decorazioni in rapporto con il simbolismo giudeo-cristiano. È raffigurato il Tau, simbolo del pellegrinaggio, figure cameliformi, fondi cosmici. Sulla via per Firenze era anche il castello di Semifonte, fondato dai conti Alberti in funzione antifiorentina, allo scopo di strozzare l'economia del comune di Firenze
in pieno decollo alla fine del XII secolo, impedendole di utilizzare la Francigena. Il castello fu raso al suolo dai fiorentini nel 1202 e di esso più niente rimane, fuorché il borgo esterno alle mura di Petrugnano, tuttora ricco di case e torri. Dopo la distruzione di Semifonte, nel corso del 200 il collegamento tra Firenze e la Francigena assunse sempre maggiore importanza, di concerto con la crescita della potenza fiorentina. Negli anni in cui, all'apogeo del proprio sviluppo economico, Firenze porta avanti tutta una serie di grandiose realizzazioni architettoniche e urbanistiche, rese possibili dalle formidabili accumulazioni di capitali legate ai sempre più ampi orizzonti delle sue attività commerciali e finanziarie, si assisterà addirittura alla cattura della via Francigena da parte della città sull'Arno. Il traffico continentale della Toscana lungo la direttrice nord-sud abbandonerà il vecchio tracciato, deviando verso Firenze, divenuta ormai una delle più importanti piazze economiche internazionali e di gran lunga il principale centro di tutta la vita politica dell'Italia centrale. Da Poggibonsi, invece di proseguire lungo l'asse vallivo dell'Elsa, la strada punterà direttamente su Firenze, transitando, come l'attuale strada statale Cassia, per Barberino Valdelsa, Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa. L'antico raccordo tra Firenze e la Francigena diverrà così un tratto di quella che sarà poi denominata Strada Regia Romana. Ma torniamo alla nostra via Francigena nel suo percorso valdelsano di fondovalle. La strada, mantenendosi sulla sinistra dell'Elsa e svolgendosi sulle alture che sovrastano immediatamente il corso del fiume, giungeva alla Badia Elmi, dedicata al Santo Sepolcro, con chiaro riferimento all'altro grande pellegrinaggio, quello di Terra Santa, spesso unito a quello di Roma. La chiesa risulta pressoché nascosta da una serie di sovrastrutture conseguenti alla trasformazione del cenobio in fattoria. La Badia Elmi è dirimpettaia di Certaldo, che sorge sulla sommità di una collina dall'altra parte dell'Elsa. A Certaldo faceva capo l'itinerario di fondovalle della Francigena che da Poggibonsi si svolgeva sulla destra dell'Elsa. I due itinerari si riunivano a Castel Fiorentino per poi proseguire in direzione dell'attraversamento dell'Arno. Ricordato come castello dei Conti Alberti sin dal XII secolo, Certaldo fu ben presto controllato dalla Repubblica Fiorentina. Già nel 1198 gli uomini di Certaldo fecero atto di sottomissione a Firenze. Il 200 fu il secolo di maggior sviluppo economico e demografico del castello, ai cui piedi, sul piano d'Elsa, transitava il nuovo tracciato della Francigena. Certaldo Castello è uno dei centri toscani che ha meglio conservato gli originali caratteri urbanistici, architettonici e d'ambiente. Ancora per gran parte racchiuso entro una cinta muraria due-trecentesca, l'abitato, la cui forma irregolare si adegua all'andamento della collina, è diviso da un'ampia via a sviluppo longitudinale, che si indirizza verso il Palazzo del Vicario, sorto sul luogo ovvero l'antico Palazzo degli Alberti. Al lato è la chiesa tardo-romanica di San Tommaso, nella cui cuspide occhieggia uno di quei bacini di ceramica proveniente dal mondo islamico che abbiamo già visto a San Gimignano. Romanica è anche l'altra chiesa di Certaldo, la canonica di San Jacopo, dedicata al santo di Compostella. Dopo Certaldo, due itinerari di fondovalle convergevano su Castel Fiorentino, il Castellum Florentin ricordato da Filippo Augusto nel suo itinerario di ritorno dalla Terza Crociata nel 1191. A Castel Fiorentino la via Francigena si incrociava con un'altra via, Volterrana, il cui percorso si svolgeva più a nord. Nonostante il moderno sviluppo urbano e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, il nucleo più antico di Castel Fiorentino ha conservato parte della cinta muraria di laterizio che recingeva l'abitato e due chiese romaniche egualmente in laterizio, la pieve di Sant'Ippolito e la chiesa di San Lorenzo, che denunziano entrambe influssi della cultura architettonica lombardo-emiliana, che nella Valdelsa settentrionale lasciò cospicue tracce in diverse altre località.
come nella pieve di Monterappoli, edificio artisticamente più compiuto di queste costruzioni romaniche in cotto. Sia la pieve di Monterappoli che le chiese di Castel Fiorentino constano di un'unica navata absidata, coperta con semplici capriate lignee. La facciata, inquadrata da lesene angolari, presenta un portale risaltato e bifore sovrastanti il portale. Sia nella pieve di Monterappoli che in quella di Castel Fiorentino si ritrovano gli ormai consueti bacini ceramici di provenienza islamica. Inserti decorativi, egualmente realizzati in cotto, si trovano nella fiancata destra della chiesa di San Lorenzo a Castel Fiorentino e nell'abside di Monterappoli. Attraversata l'Elsa mediante un ponte costruito nel 1280 dai frati ospitalieri di Alto Pascio, il nuovo itinerario della Francigena transitava per Castelnuovo d'Elsa, ricordato come sede di Pio Ospizi, e si ricollegava al vecchio tracciato a San Genesio, l'antico borgo che Filippo Augusto chiama Saint-Denis de Bon Repas, con un'espressione che attesta come esso avesse conservato alla fine del XII secolo la sua fama di eccellente posto di ristoro. Per il resto, gli itinerari del XII secolo ripropongono il percorso della via Francigena di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione. La strada proseguiva per Lucca, toccava poi il porto di Luni e quindi affrontava il passo della Cisa, superato il quale, come curiosamente annota Filippo Augusto, deficit tusciam et incipit Italia, cioè finisce la Toscana e comincia l'Italia.